Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Drake Moon Unboxing. Ebbene sì, Drake Moon mi ha contattato di nuovo, mi ha dato altri $150 da aprire. E quindi ho scelto 4 casse vostre da aprire e dovrebbero portarci più o meno vicini a tipo $70 per aprire una knife case. Oltretutto io ho il coso degli affiliati, quindi vediamo un po' qua. Abbiamo fatto $15 dagli affiliati, grazie ragazzi, grazie. Grazie un sacco. A ste Keith devi darti una calmata. $305 di apertura sono tanti. Sono tanti e sono troppi. Quindi abbiamo $165 da aprire, ragazzuoli. $165. E vorrei incominciare dalla parte destra delle casse che ho scelto. Questa cassa qua costa $15. Le ho scelte tutte. Questo non è un'apertura, è solo un test pin. È forse la più rischiosa, però roba esce, come vedete. Ho scelto tutte casse che non superassero di troppo i 20 euro. Quindi abbiamo questa da $15 con dentro la Blood Moon Case, un M44 Asimov, la Space Kill Confirmed, WP per bestia, la K47 New Revolution e il Cyrax. E poi merda per quanto riguarda casse qua sotto. E costa $15. Questa a $17 ha dentro un Gut Knife Knight, il Vulcan, l'Iper Bestia, il Desolate Space, l'Iper Bestia, M41S, un Over Iper Bestia, un SPS Guardian che ne è. E questa invece ha dentro un Falchion Knife Fade, un Hot Rod, Fuel Injector, un Blaze, una Wasteland Rebel, un Asimov, una 5-7 Monkey Business e purtroppo anche la Milspec C. Costa $20.94, quindi $21 in totale. E poi abbiamo questa da $8.51 che ha dentro della roba carina e le Bunsen Burner Valence, che se mi escono mi sparo in un coglione. Quindi io direi di aprire questa da $15 per cominciare. Ovviamente ragazzi, in descrizione c'è un link che potete cliccare per avere dei casholia gratis sul sito. E se più lo cliccate, ovviamente, più scommettete sul sito, più video ci sono di questo tipo, più giveaway posso fare io sullo streaming in live. Quindi andiamo ad aprire le casse, dai! Allora ragazzi, prepariamoci, scaldiamoci le mani. Qua c'ho la lady di fianco, le tocco un po' il culo, magari ci dà fortuna. Quindi apriamo la cassa ragazzi, apriamola. Do it! $15 andati a cazzo di cane così. E c'è, ovviamente c'è un Ray Hop Quasa. Che bello. Vendiamola per $4, vediamo a quanto siamo. Siamo a 154 precisi, ottimo. Quindi già la prima cassa è andata di merda. Ok, quella da 17, la Rage Quit 108. Ho paura. Ho estremamente paura perché ci esce un Hyper Beast Nova. No, ci esce un Hyper Beast, ma è un M41S. Va bene, è minimal wear ed è quasi profit. Ottimo, 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 ottimo. Ora, pronti? Con quella da $20, siamo a $137, apriamola. Dai, dacci qualcosa di bello. Dacci, tipo il fuel injector, bitch. $32, signori, $32 dal fuel injector. Ottimo. E poi abbiamo questa da $8. Da $8, ok, abbiamo $116 ancora da aprire. Vai. Qui 108 in live, perché voleva che la presti in live, probabilmente l'ha fatta in quel momento lì. Un Atomic Alloy, l'Atomic Alloy lo prendiamo tranquillamente. $5, minimal wear, ottimo, ottimo, ottimo. Sta andando abbastanza bene ragazzi, fatemi vedere nell'inventory. Allora abbiamo, beh, $55 su 60 aperti. Not bad, not bad at all. Adesso, la scelta sta nel: vogliamo arrivare a 99 e aprire una Blood Moon, o vogliamo arrivare a 70 e aprire qualche cassa in più di queste? Io penso di arrivare a 70 e aprire qualche cassa in più di queste, semplicemente perché per me c'è roba, cioè è più skin da darvi è meglio rispetto a meno skin però di valore più alto. Quindi
Andiamo, io vorrei dare un'altra prova a questa, che poverina gli è uscita proprio Ray of Quaza, che è la cosa più brutta che potesse uscire. Quindi gli diamo un'altra chance. Gliela diamo. Dai che siamo a 107. Gliela diamo, siamo a 92 così. Gliela diamo. Gliela diamo, sì. È un'altra Ray of Quaza, ti odio. Ti odio tantissimo. Ma ti odio proprio tanto, quindi venderò questa Ray of Quaza. Avevo già venduto l'altra Ray of Quaza, l'ho tenuta. L'ho già venduta, quindi abbiamo 96 dollari di roba. Ragazzi, 96 dollari di roba. Non avete visto niente, stavo guardando un video prima di registrare questo video. Allora, siamo a 96. Ok. Quindi questa ci aveva dato un po' di soddisfazione con l'iperbestia. Questa ci aveva dato molta più soddisfazione però. E questa ci aveva dato un minimo di soddisfazione. Io direi che apriamo 96 a 20, arriviamo a 70. La proviamo? La proviamo? La proviamo, dai. Proviamola, 2,75. Ci siamo, l'abbiamo aperta, 20 dollari di nuovo e una mispexy. Sì. Perché? Perché spendo soldi in ste puttanate? Da 0,3 oltretutto, quindi non possiamo neanche aprire queste qua. Che schifo. Che vero schifo. Oh beh. Andiamo qua. Andiamo. Dov'è la cassa dei knives? Dov'è la pica knives da 70 dollari? La pica knives di solito ci dà sempre roba di merda. Vero. Vero. Quindi questa volta non ci darà roba di merda la pica knives, giusto? Io dico che non ci darà roba di merda la Pil Falcon Knife Urban Mask. Voglio morire. Tipo la peggior cosa che potete... È field tested. Andiamo un po' nel nostro inventario. Abbiamo un totale di 102 dollari comunque di item value. Che non è male. Il fuel injector ci ha salvato molto il culo, eh. Però non è per niente male. 102 dollari su 160 spesi. Abbiamo ancora 5 dollari da spendere. E oggettivamente non so in cosa spenderli. Non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Quindi, siccome c'era uscita la Ray of Quaza due volte, evidentemente è segno che dobbiamo aprire una Ray of Quaza. Cioè magari ci esce il Dragon Lore. Che ne sai, no? Che ne sai? Un Sanin Leo. Il Sanin Leo sapete che non è male. Io ne ho uno. Infatti Factory New addirittura vale 6 dollari e 42. Potremmo dare un'altra chance alla cassa da 8 dollari così. Però è un Sanin Leo Factory New. Il Sanin Leo non è per niente male. È un bel AVP, secondo me. E questo è Factory New, ma io ne ho già uno. Che devo dare via a un ragazzo che gli ho promesso a Wax di darglielo se mai arriva a Global. Quindi non lo so. Il Sanin Leo è figo ed è una vittoria. Dobbiamo veramente vendere una vittoria per qualcosa che sarà sicuramente meno vittorioso di così? No. Io la chiudo qui. Sanin Leo me lo tengo, perché Sanin Leo non è una brutta skin. So che sembra brutta eccetera eccetera, ma non è per niente una brutta skin, ragazzi. Non è per niente una brutta skin. Abbiamo 109 dollari di win su 165 dollari di spesa. Quindi io mi considero fortunato e mi tengo le skin. Queste sono delle nuove skin che si aggiungono al nostro pool di giveaway che facciamo in live. Quindi spero che vi piacciono, ragazzi. Non ho rosicato tanto oggi. Sono contento. Di solito rosico come una scimmia incazzata. E invece le vostre casse quest'oggi sono state tutte molto utili. Tranne la tua. No, la tua è stata buona. Abbiamo avuto l'Hyper Beast, vero? Sì. Quindi tranne quella della Milspec. Che cazzo era? Della Milspec, credo. No, la Milspec abbiamo comunque tirato fuori un fuel injector dalla Milspec, mi sembra. Quindi
tranne quella del Ray of Quasa, che comunque ci ha dato un Sunny Leo Factory New. Quindi ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Abbiamo vinto della roba bella, tranne il knife. Il knife è una merda. Non è inutile secondo me aprire le pika knives. Però volevo farlo perché era un po' che non aprivamo una pika knives. Così posso darvi anche un coltello, perché ho un po' di backup di coltelli. E niente, il mio nome è come sempre QuittoNoit. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo